C'era una volta nel mio paese un albero sacro. Tu capisci, no? Che l'albero intanto veniva concepito dagli uomini, dai vecchi contadini, come un essere vivente che aveva un cuore, il sangue e la pelle, solo che gli scienziati chiamano con termini diversi, tipo corteccia, linfa, radici. Alberi che poi avevano le loro peculiarità. Alberi anche delle Madonne arboree, perché spesso apparivano delle figure sacre. In genere erano definiti sacri anche quelli dove si metteva la croce bianca quando si facevano le rogazioni. Rogazioni che, è giusto ricordare, avvengono nei 3 giorni precedenti l'ascensione, pertanto stiamo parlando di 40 giorni dopo Pasqua, meno 3, 37. Ma nella piazza c'era sempre quell'albero sacro, che si stagliava su tutti per una peculiarità che poteva essere proprio di ordine morfologico, come il fusto, bello grosso, imponente, o la chioma, o l'altezza, il noce ad esempio, o la sua tradizione orale, l'ulivo, una pianta benedetta, o il pioppo, albero con cui venne creata la croce di Cristo. L'incrocio del mio paese, Romano d'Ezzelino, era costeggiato da un filare di alberi, tra questi un bell'olmo grosso. L'olmo, la grossa uscita, e gli ha fatto una nicchia e gli ha messo un bel quadro di Sant'Antonio, Sì. là, su un quadro grande così. E sotto, in fianco a questo olmo, gli era una rosta, cioè gli ha fatto la rosta, Gli Fontana, che è muin. Sì, quello adesso. Da... L'hanno che era un Sì. laboratorio di era muy. E l'acqua la ciappava in cima del ponte dei vini. Sì. E là che si è fatta la canaida, vieno per tocco e terra, dove sta Moreto, Sì, i sì. Mancanei e via seguito. Che a terra è tutta solo di lui, di Gio Fontana. E la fa andare sul mulino per far Sì, girare. sì. E poi rientrava da Trio. Cioè, e poi scaricava fuori sotto il quadro di Sant'Antonio. Questo, come tutti gli altri alberi sacri, proteggeva le persone che vi transitavano, le proteggevano dalle disgrazie, dalle fatture delle streghe e da qualsiasi altro malanno. Ma l'albero sacro era anche un punto di riferimento per i racconti dei nonni e di quello che accadeva in paese. Non vi è infatti storia dove non venga tirato in ballo l'albero sacro. Come in un paio di racconti di mio papà, di cui riportava il suo di papà, mio nonno Meneghetto. Tuo nonno via 8-10 anni, perché Sì. era l'uno. Ti E poi, invece desideri del 30? sei, allora, via 7-8 anni, era così. E qua a Roma, era in 6-7, gente che a sabato sera in a far festa, stava fuori tutta la notte. No. Tipo i maestufi? 6-7 qui, quindi poi mi giusto, non fa mancamenti. E di qua, era alle 3 della mattina, qua a Roma era famoso per i carrettieri, Sì. chi portava via Cassina, chi andava a caricare crea sui conti, e Sì. io portava ai marchesani, ai nove, sui ceramiche, dove gli fa tece, piatti, squei, roba. E era tutti storti, Sì. erano solo tutti storti, no? Beh, dai, ti Cioè, dimmi. quello, ti dei tordi che era l'ultimo che morto. Allora, quello, suo padre, via, gli era 8-10, quindi, suoi miei, quando gli era carabinieri. E là, in mezzo sta ghigna di sti sete, di qui che vi voglia fa Baldoria, e gli era uno, un fiol, di un carabiniero, no? Sì.
Così i tre passano a suo padre e andava a caricare la cassina a fornare il panisson. Sì. Suo padre. E allora mi si presenta là, davanti a Sant'Antonia, proprio là, dove che sia io, Sant'Antonia, qua. Poi, mia da bene, quei miei là, sì, sa, sì. E vedo, cosa è che sei? E vedo, pare che vedo. E era soffiato qua. Sì. Pare che vedo, mi dispiace che vedo, ma bianca di sapere per stare dentro sua rotta. Cos'è che tu hai tuo figlio? Bisogna che ti sappia di entrare dentro la sua rotta. E che ci passo pare da insieme al carrito, così, zanga te lo ho tratto dentro. Ma il figlio sta qua a pagare. E lo ho tratto dentro la sua rotta. Con 40 centimetri di acqua che passava, che correva sempre. Ora in nuova paio spettino, non c'è qua, da Gaetano. Sì. Vedo come su Gaetano, suo padre io che sono morto quando avevo tanti anni, Carlescio. Sì. De Gilla, chiaro che viva ancora Maria, cosa vai non. Se mai dire, sì, perché sennò ti metti, diventi, sì, diventi armato. E là che era stavostaria. Era sempre durante il sabato notte di mattino. Mi chiappava, no, rendo, bevo vino. Ah, basta, bevo una graspita, solo graspa. E vino e graspa, e qua, e pane e salvio. C'è pane e salvio, pregava quello, non c'è perché la cortea, niente. E c'è per il pane stesso, via. E via, quando io ben briai, tornando in Rio, e tornando a vieni su per la piazza, quando che San Antonio. Gli ho detto, ciao, ho detto, Leppi, cosa che sei? Madonna, che ti guarda il corpo, ho detto, e hai gambe arghe, ho detto, è così. Allora, là, ho detto, guarda che la bestia, un poco, che lì, lui, questi mortaggi, barbaro, la figlia ci fa paura. Ma non ho mai visto questo, una roba di genere. Allora c'è una chiaggia di Siena. Mi vai qua, anche io che ho visto questo orbo. Allora, Madonna, da me non siamo stati che ci siamo giri in giro e si è partiti in altri via. Chissà quanti altri racconti hanno per protagonista questo albero sacro di Romano, come in altri paesi, appunto. E una domanda sorge spontanea. E se non ci fossero stati quegli alberi sacri? Quanto avrebbero perso i paesi? O quanto hanno perso dopo, una volta espiantati?